vorrei intanto fare un regalo prima di tutto a me stesso. Mi faccio un regalo di Natale. Questo è un regalo che ha un ciclo ampissimo, un cerchio di quasi 20 anni. 20 anni fa ho avuto il piacere di conoscere un giovanissimo artista che cercava nella musica, così come cercavo io, la propria strada, ed è bellissimo ritrovarsi molto molto tempo dopo e trovare che quel giovane artista è diventato un uomo con delle cose bellissime scritte, con una canzone in particolare che mi ha colpito e per il quale vi ho chiesto: senti, a me piacerebbe tanto reinterpretarla in due. Anche questa canzone parla di spostamenti a volte enormemente dolorosi, qualcosa di inenarrabile. Questo brano dei 7 grani, che ha per titolo Neve diventeremo, è stato un argomento delicatissimo. Sì, io direi che un bel applauso per questo brano ci sta. E il regalo è che oggi abbiamo qui con noi Fabrizio 7 grani. Buonasera, grazie Moreno, grazie infinito. Dentro ci cercherò.
terra come un fiore, come un fiore. Si solerà col primo sole. Fabrizio Settegrani, Moreno del Signore, grandioso. Grazie. Ma volevo presentarti, mi arrivi così di colpo. Voleva il suo tempo, ma io volevo presentare. Rifacciamo l'entrata, no, scherzo. Sono circondato di bellissime persone, questa è la verità. Nella vita e nella musica, e questo è una cosa così preziosa. Ecco, io credo stamattina qualcuno mi diceva che c'è spesso una confusione, no? Noi facciamo una grande confusione nella vita. Quando pensiamo che un oggetto è fragile, ci viene in mente qualcosa di bello, il cristallo, le cose preziose. Quando lo diciamo delle persone, diciamo che la fragilità è debolezza. Pensa in quale stupido errore andiamo a cadere. Io credo che invece la bellezza sia proprio questa, il mostrare la propria fragilità. Io in un bravissimo artista come Fabrizio vedo questo, ecco, il coraggio di mostrare la propria delicatezza, la propria fragilità, perché è una persona preziosa. Grazie. Come lo è in questo momento, e con grande piacere di averlo qui, Luca Sassi, che mi accompagnerà per i prossimi 2 anni.
Per averci ascoltato, grazie. Io vorrei dedicare il prossimo brano e la brevissima storia che lo presenta, vorrei dedicare questo brano alle persone più giovani, perché loro sono il passaggio possibile verso un mondo nuovo. Noi abbiamo visto delle cose, abbiamo un'esperienza, ci siamo fatti un'idea, giusta o sbagliata, poi che cosa sono giusto e sbagliato è ancora tutto da vedere. Ci siamo fatti una nostra idea e a volte questa idea è un po' bloccata lì. Invece i giovani hanno la possibilità di vedere un mondo diverso, di creare un mondo diverso. Noi abbiamo saputo fare del nostro meglio e siamo arrivati a fare questo. Ognuno soggettivamente disegnando intorno a sé quello che poteva, quello che è riuscito a fare. Io per primo, quello che sono riuscito a fare. E così, vorrei regalare questo prossimo brano a Carola e Irene, che sono qui, per le quali vi chiedo un bellissimo applauso, sperando che loro ricordino nel tempo questo momento. Nell'applauso includo anche Ambra, anche se non c'è, poi glielo riportiamo, eh? Grazie. La storia di questo brano qual è? Qual è che stiamo parlando di un grandissimo artista, di un giovanissimo David Bowie, che nel 1967 si aggira per Londra cercando un modo per campare, per tirare avanti, perché non è ancora l'artista famoso che poi sarà. E quindi cosa fa? Scrive canzoni e tra l'altro già all'epoca si potevano ancora scrivere le canzoni per un'etichetta e poi un artista le avrebbe interpretate. Ecco, lui scrisse una canzone che aveva un tema interessante, ma questo tema non fu accolto e fu poi preferita alla sua versione un brano francese che aveva per titolo Moi comme d'habitude. E noi diciamo, che cos'è questo brano? Questo brano poi è diventato molto famoso perché Paul Anka acquistò i diritti di questo brano per $1 e ne fece il più famoso successo di Frank Sinatra, ovvero My Way. Allora David Bowie che cosa ha fatto? Dice, ok, ma quella cosa l'avevo pensata anch'io. Bene, allora prenderò in prestito gli accordi della canzone di My Way e scriverò un'altra canzone. E ha fatto una cosa altrettanto immortale. It's a kind of a small affair to the girl with the mousy hair. But the mother is young then no, and her daddy is old to go. But a friend is nowhere to be seen, as she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view. And she hopped to the silver screen, but the film is a sad boy. Then she living 10 times or more. She can spend in the eyes of fool, and they ask it to focus on sailors fighting in a dance hall. A man could just came and go. It's a freaking show. Yeah.
say stand for fame. Let's not say the game. See the mice of the million hordes. From Ibiza to the North of Bronx. Broad Britannia is out of bounds. To my mother and my daughter's account. But I think this is sad anymore. Cause I wrote it 10 times or more.